Grazie a Charmander ho trovato tanti amici, ho guadagnato un sacco di medaglie e ho vissuto delle fantastiche avventure. La tua fiamma si è quasi esaurita. Coraggio, torna nella tua Pokéball. Ciao, mamma. Ah, Squirtle. Bulbasaur. Oh, Charmander. Pidgeotto. I miei amici. Stiamo vicini. Affronteremo il freddo tutti insieme. Charmander ha un'aria strana. Sì, congratulazioni, Charmeleon! Ehi, sta un po' attento quando respiri. Dopo l'evoluzione, Charmeleon cominciò a non prestare più ascolto ai miei comandi. Che cosa stai facendo, Charmeleon? Ma che gli prende? Non capisco, Charmander è sempre stato molto obbediente. Che cosa era successo? Un cambio di personalità dei Pokémon in seguito a un'evoluzione non è un fatto tanto strano. Per nessuna ragione al mondo mi sarei dato per vinto con Charmeleon. Così ho continuato ad addestrarlo giorno dopo giorno. Poi, finalmente... Qualcuno mi aiuti! Charmeleon si è evoluto in Charizard. Chi l'avrebbe detto? Si è evoluto soltanto per me. Purtroppo, anche Charizard continuava a non ascoltarmi. Forse mi sbagliavo. Charizard era fortissimo e continuammo a vincere una lotta dopo l'altra. Bravissima, è così che si fa! Ma alla Lega Pokémon... A quanto pare, Charizard sta facendo un riposino. Ti prego, Charizard, alzati e torna a lottare. Fallo per me! Era come se Charizard non avesse ambizioni. Più che altro direi che era un bel guastafeste. Senti chi parla, è incredibile quanto Charizard somiglia ai tuoi Dragonite ed Excadrill. In effetti è vero. E poi com'è finita con Charizard? Mi auguro che tu sia riuscito a farlo ritornare quello di prima. Certo, non scorderò mai quella volta che ci mettemmo in viaggio per le isole Orange. Oh no, Charizard! Quella fu la prima sconfitta di Charizard. E da allora le cose non furono più le stesse. Ti riprenderai presto, vedrai. Penserò io a scaldarti. Non mi veniva in mente nulla di meglio da fare se non parlare. Parlare di come saremmo diventati forti insieme. Finché un giorno... Usa movimento sismico! Ce l'abbiamo fatta, Charizard! Saremo invincibili insieme! Sei riuscito a trasmettere la tua voglia di combattere anche a Charizard. Già.